Si sigillano i tombini. Stamattina è stato fatto brillare un troll sospetto nei pressi di Palazzo Biscari. Catania presidiata in vista del G20 che da domani prende il via qui al Monastero dei Benedettini, scelto come location per le sessioni della riunione dei ministri dell'istruzione e del lavoro, al di là e al di qua delle transenne, poliziotti in borghese, carabinieri e guardia di finanza, più di 1000 uomini fra reparti speciali, artificieri, unità speciali antiterrorismo. Dall'alto sorveglia la città l'elicottero per garantire la sicurezza ai ministri e alle delegazioni diplomatiche di tutto il mondo per il G20 su lavori sull'istruzione, che riunisce le principali economie del mondo sotto la presidenza italiana. Una riunione blindatissima, anche perché sono previste manifestazioni anti-G20, cambia la circolazione, scattano divieti nelle zone interessate. Per poter entrare al monastero dei Benedettini è indispensabile il tampone. Le location interessate al G20 saranno anche il Palazzo degli Elefanti e il Teatro Massimo Bellini. Una vetrina particolare per Catania e le sue bellezze. Bisogna garantire una cornice di sicurezza e far sì che i lavori si svolgano sicuramente in una atmosfera che sia quella di assoluta tranquillità.